L'autunno è arrivato anche sul Teatro Novelli di Rimini, un autunno vero, dato che la sua stagione di prosa troverà nuova casa nel rinato Teatro Galli, che verrà inaugurato il prossimo 28 ottobre. E già è partito il dibattito sul futuro della struttura che per decenni ha fatto da supplente al Teatro Polettiano. Raderlo al suolo e farne un parcheggio è stata tra le prime ipotesi avanzate da alcune associazioni di categoria, Confcommercio, Comitato di Marina Centro e Federmoda, che evidentemente non hanno mai fatto le corse al botteghino del Novelli per godersi qualche spettacolo. Ma che parcheggi, quel teatro è un pezzo di storia, ha tuonato nei giorni successivi il capogruppo riminese della Lega Marzio Pecci. Diventi una università del teatro o un museo della pop art, la sua proposta. Rimini sta lentamente facendo pace con la storia. Gli occhi sempre troppo rivolti all'ombrellone e alla crescita edilizia hanno spesso fatto retrocedere la valorizzazione del patrimonio culturale. La demolizione della Fontana dei Quattro Cavalli, poi ricostruita, e di tanti edifici storici danneggiati dalla guerra, i 70 anni per riavere il Teatro Galli, sono solo alcuni degli esempi che dimostrano una atavica pigrizia riminese nei confronti della storia. Le sorti del Novelli spetteranno alla prossima amministrazione comunale, ha detto il sindaco, il quale però ha in mente di tutto fuorché demolirlo. Non voglio neanche nascondere che è una città che si può permettere di parcheggiare anche da altre parti, no? Cioè, adesso non è che possiamo svilire tutto, ci metto le auto o no, facciamo il teatro.